La mottola, bisogna lanciare un grido. Vogliamo il lavoro, non i sussidi. Bravo. È soltanto il lavoro che dà la dignità alle persone. Sit-in e manifestazione per tenere alta l'attenzione attorno alla tessitura di mottola al suo futuro, appesa a un filo sempre più sottile. Sindacati e operai non mollano la presa, così questa mattina si sono dati appuntamento davanti ai cancelli della fabbrica con striscioni, bandiere e megafoni. Chiedono che venga convocato un tavolo di lavoro al Ministero dello Sviluppo Economico, così da dare una risposta alla crisi. I presenti hanno fatto il punto della situazione in attesa dell'incontro con la Task Force regionale per l'occupazione, che a breve verrà formalmente richiesto, e di un consiglio comunale monotematico per cui il comune di Mottola sta definendo date e modalità. C'è tanto malcontento tra i circa 120 operai e le loro famiglie, che si sentono vittime di un'ingiustizia ma sono pronti a dare battaglia per tutelare il posto di lavoro, spingendosi fino anche ad Albino, nel Bergamasco, dove ha sede lo stabilimento principale del gruppo Albini. Gruppo Albini che, lo ricordiamo, controlla al 100% questa azienda e che lo scorso 4 marzo comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di liquidazione tecnica. I lavoratori della tessitura di Mottola si sono uniti e ci voleva la chiusura del cancello per farci unire. Sono molto dispiaciuto. Oggi non abbiamo neanche più una sedia per sederci. C'è stata una pandemia, la pandemia, che hanno fatto? A sud non c'era neanche, sembrava un'isola felice il sud. Noi in cassa integrazione a Bergamo a lavorare. Ecco come ci ha trattato il gruppo Albini. Siamo arrivati a Natale e non ci avevamo manco la tredicesima. Poi abbiamo preso ultimamente il premio di risultato e meno male che personalmente mi sono battuto per quel minimo e lo abbiamo avuto. Per legge. E ora per legge noi reclamiamo il nostro posto di lavoro. Ci serve una politica che ci porti ad avere risultati in tempo breve. Vogliamo risultati. Le famiglie di Mottola e dintorni hanno bisogno di un sussidio, la cosa principale, il sussidio. Il sussidio. Il gruppo Albini deve prendersi le responsabilità di quello che ha deciso di fare per questo stabilimento, come quando se l'è prese quando l'ho aperto. Non è venuto a Mottola perché c'era l'aria buona, è venuto a Mottola perché c'erano i finanziamenti. Ricordo ancora benissimo l'incontro di un mese fa, a gennaio, quando ancora ci dicevano che ricorrere agli ammortizzatori sociali per la tessitura di Mottola doveva essere una bella notizia. E questa è la bella notizia che ci hanno dato un mese dopo. Adesso purtroppo è il momento di stare uniti, adesso non devono più esistere CGL, CISL, UIL, Movimento 5 Stelle, a destra e a sinistra, adesso si va tutti insieme per vendicare i nostri diritti e basta. È possibile che ogni qualvolta stiamo ragionando su altri tavoli per salvare altre vertenze di lavoro, mentre non troviamo la soluzione a quelle, se ne aggiunge un'altra. Sono intervenuti anche numerosi esponenti del mondo della politica, a cominciare dal sindaco di Mottola Giampiero Barulli, accompagnato da parte della sua maggioranza, ma anche dal presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e dai consiglieri regionali Michele Mazzarano e Gianfranco Lopane. Sì, allora innanzitutto la mia presenza qui oggi voleva essere una testimonianza di vicinanza, ecco, al dramma, all'angoscia che stanno vivendo purtroppo 120 famiglie mottolesi, ma anche del circondario, perché qui abbiamo una forza lavoro che viene più o meno da tutto il versante occidentale della provincia. Quindi il mio messaggio innanzitutto è di solidarietà, e il mio messaggio di stamattina è anche un messaggio di attenzione, perché è chiaro che noi come amministrazione comunale vogliamo iniziare a mettere in atto tutta una serie di canali, ecco, attivare una serie di canali e iniziare a fare dei percorsi che ci possono portare, insieme ovviamente anche all'aiuto delle organizzazioni, delle sigle sindacali e soprattutto alla considerazione, alla volontà delle più alte sfere istituzionali, qui parlo della Regione e del Ministero, riuscire, ecco, a risolvere quello che purtroppo è un dramma e un problema che nelle ultime ore è venuto, ecco, alla ribalta in maniera così importante. Noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile non abbassare la guardia, tutti quanti dobbiamo, come dire, far capire che non è possibile trattare le persone come oggetti, che non è possibile abbandonare tanti giovani, perché sono giovani che hanno assunto impegni, hanno messo su famiglia, hanno contratto mutui, non è
possibile abbandonarli così al loro destino dalla sera alla mattina. Quindi è un'avvertenza complessa e dobbiamo tutti quanti impegnarci per la risoluzione positiva di questa avvertenza. La regione deve immediatamente aprire il tavolo di task force regionale per capire se ci sono aziende che possono prelevare questa fabbrica, sapendo che questa fabbrica agisce sostanzialmente in un settore che può avere molto mercato, penso ai dispositivi di protezione. Siccome la regione ha al suo interno delle possibilità finanziarie, anche di agevolazione, che evidentemente possono essere uno strumento per consentire a nuovi imprenditori e a nuovi investitori di prelevare questa fabbrica. Al momento è l'unica idea possibile. Beh, intanto grande dispiacere, ma al tempo stesso un messaggio di vicinanza ai lavoratori per questa ennesima avvertenza territoriale. Non sono bastate evidentemente Miroglio, Curvet, non basta ancora il tema Ilva, perché questo territorio aggiunge un'ennesima avvertenza occupazionale in un momento fra l'altro molto molto difficile. Insomma, è solo l'inizio di un'avvertenza molto dura che però dovrà assumere carattere nazionale per essere efficace o quantomeno per imboccare una strada che finora si preannuncia in salita.